Ciao a tutti amici di JavaTech, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a aggiornare il firmware di questa ormai un po' datata soundbar Samsung HW-J6001. Ripeto il codice: Samsung Soundbar Hotel William-Juventus 6001. Per aggiornare il firmware di questa soundbar Samsung vi sono due modi: uno tramite una chiavetta USB con un file all'interno e due tramite l'applicazione di Samsung chiamata SmartThings. Con la guida di oggi andremo a vedere come aggiornare il firmware tramite una semplice chiavetta USB collegata direttamente alla soundbar. Per farlo vi è bisogno ovviamente un secondo di un computer in modo tale da scaricare il firmware dal sito ufficiale Samsung e metterlo su una chiavetta USB formattata o in FAT32 o NTFS, scegliete voi cosa preferite, e poi collegarla semplicemente alla soundbar. Quindi andiamo su un computer e vediamo come si scarica l'ultimo firmware disponibile e poi l'operazione da eseguire per collegarla e aggiornarla. Torniamo poi nuovamente qui. Come dicevamo prima, per aggiornare il firmware della nostra soundbar Samsung vi è il bisogno di una chiavetta USB e di alcuni file reperibili direttamente sul sito ufficiale Samsung. Recatevi quindi sul sito samsung.com tramite un browser web indifferente, Edge, Chrome, Firefox, Opera, scegliete voi cosa preferite. Quindi apriamo un browser, digitiamo la parola Samsung e recchiamoci su samsung.com, e in alto a destra con la lente di ricerca andiamo a ricercare il nome della nostra soundbar. Nel mio caso è questo, HW-J6001. Selezionando il nome di interesse, in alcuni casi potrebbe comparirvene più di una. Per capire qual è quella corretta, vi basta guardare nel retro della soundbar, nell'etichetta, ci sarà il nome esatto. Nel mio caso è la prima, questa qui, che ha come nome ZF anziché R. Dopodiché clicchiamo nella voce qua in alto supporto, scendiamo un po' e ci richiamo dentro manuale utente download. Dentro qui in manuali download vediamo qui sotto la lista di tutti i manuali multilingua su come si utilizza il nostro dispositivo e al fondo dei file chiamati upgrade file USB. Vedete che ce ne sono due, mentre questo upgrade guide è la guida in inglese su come si va a eseguire questa procedura che adesso vedremo. Dobbiamo eseguirli entrambi questi file, però mi raccomando, vanno eseguiti uno per volta, non entrambi insieme, perché sennò la soundbar potrebbe andare in crash. Partiamo quindi dal primo. Scarichiamo tramite l'icona download. Salviamo dove preferiamo, desktop, da qualsiasi parte. Una volta salvato il nostro file, vedete che è .zip, quindi è un file compresso. Questo file all'interno contiene il nostro file di aggiornamento, quindi dobbiamo andarlo a decomprimere. Per decomprimerlo, se avete installato WinZip o WinRAR, vi basterà fare semplicemente tasto destro e tramite WinRAR si fa estrai qui, o tramite WinZip si fa anche qui, estrai qui. Se non avete nessuno dei due, potete scegliere se andarlo a installare, tanto sono programmi liberi che si possono reperire in rete, WinRAR e WinZip. Eventualmente, se non ci sono, potete fare doppio clic sul file, tanto Windows ha il suo programmino di decompressione file e vi dirà dove volete decomprimerlo. Nel mio caso, dato che ho entrambi installato, scelgo uno, faccio estrai qui e questo è il file di nostro interesse che dobbiamo ora caricare sulla chiavetta USB formattata, come diciamo prima, o in FAT32 o NTFS, e dopodiché andiamo a vedere come la si installa. Prendete quindi una chiavetta USB, la collegate al vostro computer e mi raccomando, se ci sono dei file all'interno, soprattutto quelli ad esempio relativi a un precedente aggiornamento della soundbar, vanno assolutamente eliminati, se no crea casini. Come dicevamo prima, conviene quindi formattare la chiavetta. Nell'unità USB prendiamo questa nostra unità e gli facciamo sopra tasto destro formatta. Mi raccomando, la formattazione è un'operazione quindi irreversibile. Se dentro questa chiavetta ci sono dei documenti a voi indispensabili, prima salvateveli e dopodiché eseguite la parte di formattazione. Facciamo formatta, possiamo lasciare anche tutto così, FAT32 va benissimo, formattazione veloce pure, avviamo l'esecuzione. Confermiamo. Una volta che ci compare formattazione completata, chiudiamo e verifichiamo se all'interno ci sono ancora file o meno. Dato che ora è completamente vuota, prendiamo il nostro file di interesse e lo andiamo a copiare all'interno della nostra chiavetta.
È indispensabile che il file sia messo qua alla radice della nostra unità USB. Mi raccomando, non fate sotto cartelle, quindi non create una nuova cartella e lo copiate all'interno e non rinominate assolutamente il nome del file in questione. Questo crea sempre casini poi alla nostra soundbar. Quindi prendete pari pari quel file e lo copiate all'interno direttamente nella nostra chiavetta USB senza sottocartelle o altri file sparsi al suo interno. Scollegate adesso pure la chiavetta e andiamo a vedere come si installa il primo aggiornamento. Dopodiché torneremo nuovamente qui, scaricheremo il secondo file in questione ed eseguiremo la stessa identica procedura anche per il secondo. Una volta preparata la chiavetta con il nostro primo file di aggiornamento, dobbiamo accendere la nostra soundbar, quindi con il nostro telecomando accendiamo la nostra soundbar. Una volta accesa, dobbiamo collegare sul retro della soundbar la chiavetta USB appena preparata. Mi raccomando, le chiavette USB hanno un taglio, quindi se provate a inserirla in un verso e vedete che sforza, cioè che non entra correttamente, girate la chiavetta al contrario, perché ha solamente un verso sul quale entra. Prendete quindi la soundbar, la girate e vedete che qui c'è la porta USB. Prendete la vostra chiavetta e andate a inserirla. Vedete che se non entra in un verso, e sto sforzando, significa che dobbiamo girarla al contrario. Una volta collegata, sempre con il nostro telecomando in dotazione, dobbiamo cliccare il tasto Source fino alla voce USB. Adesso automaticamente lui dovrebbe leggere la nostra chiavetta e aggiornare il nostro firmware. Quando avrà finito, lo capirete perché la soundbar si riavvierà e spegnerà da sola. Una volta spentosi la soundbar, sarà quindi stato eseguito il nostro aggiornamento e per ultimarlo dobbiamo eseguire quella che chiamate inizializzazione. Per farlo, bisogna da soundbar spenta premere il tasto del telecomando play pausa per un 5 secondi. Se lo teniamo premuto quindi un 5 secondi, dovrebbe comparirci poi init, ok? Quindi questo ha fatto la nostra inizializzazione. Ora possiamo staccare la nostra chiavetta USB, andare a caricare il secondo file e rieseguire nuovamente la procedura da capo. Quindi torniamo sul nostro computer e poi ritorniamo nuovamente qui per eseguire il secondo file. Ultimato il primo aggiornamento, andiamo adesso a eseguire il secondo. Riprendiamo quindi la nostra chiavetta USB, la colleghiamo al computer. Una volta collegata, andiamo per sicurezza a riformattare la nostra chiavetta e poi a scaricare il file di aggiornamento. Quindi, come prima, nell'unità USB facciamo tasto destro formatta, lasciamo tutto così com'è, facciamo avvia formattazione. Una volta completata la formattazione, usciamo e torniamo nel nostro sito Samsung e andiamo a scaricare il secondo file in questione. Facciamo quindi download, salviamo il file sempre sul desktop, qua va bene. E ora questo secondo file, come prima, lo estraiamo, quindi facciamo pure estrai qui. Lo prendiamo da qui e lo andiamo a incollare nuovamente nella radice principale della nostra chiavetta. Scolleghiamo pure tutto e torniamo nuovamente nella soundbar a rieseguire la stessa identica procedura di prima. Preparata la chiavetta con il secondo file di aggiornamento, andiamo a eseguire la stessa identica procedura di prima, ovvero con il telecomando apriamo il tasto rosso di accensione della soundbar. Una volta accesa, andiamo a collegare come prima la chiavetta USB nel retro della soundbar e poi ci spostiamo col tasto Source sulla voce USB. Prendiamo la nostra soundbar, la ruotiamo e nella porta USB come prima andiamo a inserire la nostra chiavetta. Una volta inserita, andiamo con il tasto Source del telecomando sulla voce USB. Attendiamo che si completi l'operazione di aggiornamento e dopodiché si riavvierà in automatico la soundbar come prima, in modo tale da capire che l'aggiornamento è stato ultimato.
Perfetto, una volta che vedete che la percentuale è ultimata e la sandbar è spenta, dobbiamo andare ad eseguire nuovamente quell'inizializzazione che abbiamo fatto prima. Quindi da soundbar spenta dobbiamo tenere premuto il tasto play pausa per 5 secondi, in modo tale che lui ci restituisca poi lo stato init. Capite che la soundbar è completamente spenta perché il nostro subwoofer ha la spia rossa. Quando è ancora con la spia blu, significa che sta ancora ultimando. Quando diventa rossa è andata in standby, allora possiamo eseguire quella procedura di inizializzazione. Prendiamo il telecomando e con il tasto play pausa teniamo premuto questo tasto 5 secondi. Vedete che compare init, ok. Adesso che abbiamo inizializzato la nostra soundbar, abbiamo finalmente ultimato il nostro aggiornamento e quindi portato la nostra soundbar all'ultimo firmware disponibile con tutti i vari aggiornamenti rilasciati da Samsung. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su jovatech.com.